l'aiuto di Pietro potrei farcela. Grazie di cuore. Quarto anno consecutivo che facciamo il festival, il che vuol dire che c'è stato disponibilità, impegno, serietà e divertimento naturalmente. La disponibilità da parte dell'amministrazione comunale che anche quest'anno ha detto sì, come l'uomo del monte. Grazie signor sindaco, noi abbiamo bisogno del vostro sostegno, altrimenti da soli non ce la faremo mai. Lo dico apertamente, in altri paesi hanno anche tentato di farlo, ma è morto il primo anno. Noi sono 4 anni consecutivi, questo è un orgoglio per noi. La disponibilità anche da parte degli sponsor che nonostante la crisi e che stiano veramente messi male come tutti quanti noi hanno comunque contribuito, ci hanno aiutato a mettere su tutto questo spettacolo che voi avete visto ieri e oggi. Grazie a tutti gli sponsor. L'impegno da parte nostra credo che ci sia stato. Vi ho nel corso degli anni spiegato come funziona tutta l'organizzazione del festival. Quest'anno ancora di più perché ci sono stati 35 iscritti, quindi abbiamo preparato 35 pezzi, come avete visto noi non usiamo basi, è tutto dal vivo e ognuno di noi studia a casa e poi quando ci mettiamo insieme proviamo per bene tutti gli arrangiamenti eccetera. E è riuscita anche quest'anno, ci ho dato un applauso. Il terzo punto è la serietà da parte di tutti i partecipanti, perché hanno preso l'impegno di essere presenti sempre in tutte le prove, o quasi, qualcuno purtroppo si è ammalato durante le prove, e hanno portato a termine il loro impegno, esibendosi ieri sera e questa sera qui. Quindi voi che siete i protagonisti del festival, tutti i partecipanti, grazie! E naturalmente il divertimento, tutti insieme stasera, ieri sera ci siamo divertiti, anche stando qui sul palco, cantando, suonando, o stare lì seduti ad ascoltare la musica, ci siamo divertiti tutti quanti insieme. Quindi questa è soltanto una virgola stasera per darci appuntamento all'anno prossimo, se lo volete e se lo vogliamo. Allora quest'anno ci sono stati, con nostra sorpresa, ci sono stati molti big, big sta per vecchietti, non perché sono professionisti. È stata una sorpresa piacevole per noi, quindi vi aspettiamo ancora più numerosi l'anno prossimo. Sì, la voglio cantare il caffè della bottiglia. Invece è stata un po' una delusione per quanto riguarda i bambini piccoli. Diciamo la verità, ce n'erano soltanto 6. Quando 4 anni fa è stato costruito questo, è stato pensato soprattutto per i bambini piccoli e poi man mano abbiamo inserito anche i grandi, avremmo voluto fare qualcosa a parte per i grandi, invece c'è stata la necessità poi di unire le due cose. È da capire, signor sindaco, è da parlare anche con la preside magari, perché ringraziamo anche la preside che ci ha dato la disponibilità per stare qui stasera. C'è stato poco, ma anche a livello di Accademia di Musica, mi permetto di dirlo, io ho molti più allievi di Termoli che di Portovernone. Forse dovremmo un po' stimolare in qualche modo, anche perché non tutti i paesi hanno una scuola di musica che si impegnano, con degli insegnanti che si impegnano per dare questa cultura, questa disciplina. Io lo faccio con tutto il cuore, voi lo sapete tutti quanti. Forse dovremmo rivedere un attimino dove possiamo agire per poter portare i bambini ad assaporarla la musica, così come hanno fatto questi 6 bambini di questo sera. È stato bellissimo vedere i bambini che si applaudivano tra di loro,
Quindi per loro non è una competizione, assolutamente. Ma soprattutto, ragazzi, non deve essere una competizione per nessuno di voi. Ma come fa ad essere una competizione? Avete visto persone che sono salite qua sopra che fanno parte della stessa famiglia, ma si devono prendere appunto tra di loro quando vanno a casa. Ci sono tre fratelli, una mamma con una figlia, con un'altra figlia, col nipote, col zio e lo cognato. E dai, Gesù, ma che vogliamo fare? Veramente vogliamo fare? Allora, chi ha intenzione di fare competizione, gli consiglio di andare a fare dei concorsi a livello nazionale, non a Porto Carmone. Allora, detto questo, possiamo procedere. Mi sa che abbiamo fatto un'ora, scusateci. Allora, il motivo per cui abbiamo fatto un po' tardi è questo. Avremmo dovuto fare le selezioni e poi le eliminazioni. Noi non ce la sentiamo di eliminare. Non ce la sentiamo. Facciamo 10 minuti in più, un'azione in più, a cantare tutti quanti. Perché questo è lo scopo della manifestazione. Stare tutti insieme e cantare tutti insieme. Mi sembra che la giuria sia pronta. Allora, prima della giuria vorrei chiamare Pietro, la band, dove la salsiccia, dove sta? Oh, la salsiccia! Non nascosta la mia. Pietro, chiamiamo Pietro, Aldo, Antonio e Giuseppe, facciamo un applauso!